partire sempre così. Mi piace, okay. Ho visto fare a uno e mi piace molto, cioè che partono per i fatti loro. Niente, noi siamo ufficialmente in diretta. Ok. Stavolta non sono riuscito a fare. Buona serata, allora. Buona serata a tutti. Che fa veramente caldo qui a Napoli, da te? Ma guarda, ancora io tollero una buona... Fino a 30 gradi non mi lamento. Dopo mi lamento Ok. Però ho acceso il ventilatore, nel dubbio. Sì, anch'io l'ho acceso, anche perché qui con tutte le lambaradan di luci accese inizia a essere un po' tanto il caldo. Poi io ho questa comoda maglia a maniche lunghe. Senti, allora entriamo subito nel vivo. Noi perché siamo qui oggi? Siamo qui perché mi hai chiesto di partecipare a questa diretta. Sì, siamo qui per parlare, ovviamente ti ho chiesto di partecipare a questa diretta. Sì. In realtà io ho visto un video tuo che volevo rivedere, ma non ho avuto tempo, dove già parlavi di Akira 3-4 anni fa, 5 anni fa. Non lo so. Insomma, un paio di anni fa sicuro. Sì, credo che fosse pre-Covid, dove parlavi con una ragazza, se non erro, e parlavi proprio di Akira, ed era una puntata bella lunghetta, io la guardai, ovviamente, allora la mia memoria già fa ciletta, non ricordo nulla, e me la volevo rivedere oggi, poi non ho avuto tempo, meglio così, così improvvisiamo. Bene. E da lì mi venne l'idea di contattarti e dire, vediamo se riusciamo a replicare anche da me, per dire più o meno le stesse cose, anche ci proviamo. Quindi noi siamo qui perché parleremo stasera, per chi già c'è collegato, tre persone, ciao a chi è collegato. Ciao a tutti, parleremo di manga, ma nello specifico iniziamo a parlare di Akira per parlare di un genere che poi è quasi contemporaneo a quel periodo lì, tu correggimi se sbaglio, ovvero della nascita del cyberpunk. Sì. Siamo lì, in quegli anni lì è nato il cyberpunk, forse qualche annetto prima o qualche primo approccio. Però diciamo che Akira è stato anche, sia come fumetto che come film, una sorta di avanguardia di un genere che poi fondamentalmente per un po' è andato, poi è decaduto, poi ogni tanto... Adesso secondo me sta tornando quasi più come estetica che con vera propria tematica. Sì. Quindi noi entriamo subito nel vivo e ti dico, vai, inizia. Inizio. Ok. Inizia da dove vuoi. Tu lo sai, io ti posso già fare una domanda che è quella che ti ho anticipato. Io ho visto il film, ma non ho mai letto il fumetto. Allora, come prima cosa, il film è attinente, è una storia a parte, rispecchia il fumetto, l'hanno stravolto come a volte capita, per farne un adattamento cinematografico. Allora, è una risposta che richiederà un po' più di tempo, perché la situazione è complessa. Akira, in realtà, come film, esce durante la serializzazione del manga. Infatti, il film esce nell'88 e il lungometraggio, il film esce nell'88 e il fumetto invece finisce negli anni 90. Quindi, era nell'idea di Otomo, dell'autore che è stato anche il regista del film, creare qualcosa che era ambientato nello stesso mondo ma non fosse uguale al 100%. Quindi iniziò a scrivere il film proprio dalla sua fine, che è una fine molto complessa, un po' cervellotica, che non è, in realtà non è che si discosta completamente dal fumetto, diciamo che fu anche l'ispirazione per l'effettiva fine del fumetto. Ok. E quindi ha avuto un processo di lavorazione quasi parallelo alla stesura del manga. E questa è una cosa abbastanza particolare, perché di solito un lungometraggio animato viene dopo, oppure viene molto molto dopo, magari considerandolo come una rilettura, un reboot oppure una reinterpretazione di quello stesso, di quella stessa dell'opera cartacea. Invece qui abbiamo un'anomalia, diciamo. Sì, ho capito che intendi, ma parlando adesso proprio un pochino più nello specifico, Akira, come ho già anticipato prima, non so se eravamo già in diretta quando l'ho detto,
è stato una sorta anche di anticipazione di quello, o comunque ha preso in pieno al volo quello che è stato il momento, il movimento cyberpunk, sì, che si caratterizza sempre con questo futuro un po' dove tutto distopico, va male, tecnologico, sì, dove sì, la gente si arrangia, l'abbiamo visto in tanti adeguamenti, dove la tecnologia la fa da padrona e poi ovviamente ognuno va declinato a modo suo. Secondo te, quanto questo lavoro ha anche influenzato i lavori successivi un po' in giro nel mondo? Allora, diciamo che Akira è stata una forte influenza. È stato anche influenzato, nel senso Otomo ha preso come ispirazione delle opere che sono considerate importantissime per la definizione del termine cyberpunk, che si va da Metropolis a Mad Max, a Blade Runner. Quindi tutte queste opere che comunque Otomo aveva fruito e che sono andate a creare Akira. Poi dopo ci sono state moltissimi artisti che si sono ispirati allo stesso, tipo ci sono delle citazioni di Akira in Ready Player One, oppure in The Shender, che è un fumetto, mi pare, edito dalla Bao. E poi c'è tipo anche cose che si discostano completamente dal cyberpunk, come Stranger Things, hanno ammesso di essersi ispirati ad Akira. Questo è un pannello molto bello perché Otomo, per creare questo satellite estremamente potente, si è ispirato al design del rasoio per farsi la barba. Infatti è proprio la... Sì, in effetti questo qui sembra il rasoio con le tre lame. Esatto, esatto, e lui l'ha guardato e ha detto vabbè, ci faccio il satellite. E poi questa cosa qui che dici si ritrova anche in alcuni lavori creativi di tanti ragazzi oggi che forse hanno preso ispirazione dalla stessa idea, perché ci sta gente che prende la penna particolare, la fa diventare un razzo, sì, o sì, prende oggetti comuni come una padella e la fa diventare, non lo so, qualche altra cosa. Molto bello, esatto, molto bello. È una cosa molto semplice, però è molto... Ah no, sì sì, è bello, è anche vedere, divertente, sai, sì, è un esatto, po' che scherzo. Stai lì, dici, devo fare un satellite, prendo, non lo so, una qualsiasi cosa che ho sulla scrivania e dico, ok, parto da qui per fare il satellite strano, segreto, quello che sia. Esatto. Quindi, allora, senti, torniamo a Bomba, torniamo dall'inizio. Allora, ok, facciamo una piccola riassunto per chi non conoscesse Akira. Di cosa parla, e senza svelare ovviamente come finisce, almeno il film che ho visto, i fumetti. Ah, ma guarda, faccio... Diciamo che è questo 2019 distopico, a due passi dalle Olimpiadi, diciamo, del 2020. Una banda di adolescenti motociclisti, di mototeppisti, si trovano ad avere un loro compagno che sviluppa dei poteri paranormali. Questa cosa andrà poi a degenerare e il ragazzo che sviluppa poteri, cioè Tetsuo, si dovrà scontrare con quello che è effettivamente il protagonista della storia, che è Kaneda, e tutto ruota attorno a questa personalità, questa entità che non si capisce bene che cos'è, che è Akira, che 30 anni prima ha distrutto mezzo mondo e ha fatto scoppiare la terza guerra mondiale. Ok, ho cercato di fare... Questo è il riassunto, diciamo, del film, giusto? Sì, ma in realtà l'ho fatto talmente riassunto, infatti, che funziona anche per la trama fumetto, del fumetto. Volevo chiedere la differenza, per esempio, col fumetto, qual è? Cioè, il fumetto cosa ha anche altre sottotrame, suppongo? Allora, c'è lungo. Una... Sì, è più lungo e c'è una forte presenza, diciamo che c'è un world building più accurato. Ci sono varie voci che entrano in gioco, quindi c'è tutto l'aspetto politico, entrano anche le Nazioni Unite, gli Stati Uniti a un certo punto. Diciamo che quello che accade a Neo Tokyo ha una risonanza a livello mondiale, e poi ci sono varie fazioni.
a metà volume succede un evento molto grave e quindi si vanno a formare più fazioni che cercano da una parte di mantenere un'ipotetica normalità tramite una tirannia veramente distopica, mentre dall'altra parte c'è tutta la resistenza legata a una serie di personalità. Vengono fuori più persone con poteri paranormali e poi appunto c'è anche l'arrivo dell'esercito e dell'esercito americano delle forze dell'estero, quindi è tutto un po' più ha un respiro molto più ampio il fumetto. Sì, vabbè, giustamente avendo più tavole e più spazio, sì, sì. Come romanzo che comunque ti riesce a dire tante cose, sì, sì. Inevitabilmente devi andare a condensare. Senti, volevo chiedere una cosa, facendo un attimo un salto completamente più o meno ovviamente di argomento. Se conoscevi il fumetto che è uscito, credo, in fine anni 90, inizio 2000, Neon Cyber. Sai che non lo conosco, mi dispiace. No, perché praticamente io lo... che è successo? Allora, questo fumetto che è stato fatto 99 da una casa di... prodotto dalla Image, ma cioè pubblicato dalla Image, ma prodotto da una piccola casa, praticamente prendeva moltissimo da Akira. Sì. Tant'è vero, stavo cercando di trovare delle tavole interne che però non si trovano, perché il gruppo di ragazzi, sempre più, eccola qua, il gruppo di ragazzi, i disegni non sono proprio il top, cioè a qualche proporzione dei corpi sballata, però diciamo piacque moltissimo all'epoca perché era proprio Akira, cioè erano altri ragazzi in una città che non era Tokyo, ma comunque ricordava molto l'idea proprio di tutto di Akira, con delle moto, e sempre lì pure ci sta le gare, non c'è l'aspetto, diciamo, del personaggio all'Akira, però c'è una guerra tra bande, un po' come se fossero guerre tra motociclisti e Harley Davidson, sfide, cose di droga, certo, da fare, politici corrotti, ed era molto carino, andò avanti credo per 7-8 numeri. E poi dopodiché niente. Quindi è di una casa editrice americana, della Image, no? Allora, è uscita con la Image, mi pare con l'Image fino al numero 4, numero 5. Tra parentesi sono i numeri un pochino più carini, sono quelli. Poi mi pare che durò fino alla 7 o la 8. Infatti vedi, questa è Image, però vabbè, Glow Edition. Vabbè, comunque praticamente mi pare che le Image a un certo punto l'hanno abbandonata. Certo. C'era un po' di tutto, perché c'erano questi personaggi enormi alla Kenshiro, quindi c'era la banda dei cattivoni super muscolosi contro i ragazzi cyberpunk, c'era un po' di tutto. Figo. Però no, sì, cioè... era molto carino. Sì, guarda, a me, io quando avevo cercato il materiale per la mia serie di storie su Akira, avevo trovato come citazione ad Akira Moto Crash di Fletcher e Babs, Stewart Babs, è anche sempre della Image, quindi o gli piace. Ma come si chiama? Moto? Motor Crash, scritto pure male. Crush con la O. Vabbè, io adesso ci scrivo Image. Ma ci trovo Crash, esatto. Eccolo qua. Esatto, quindi c'è anche qui bande di motociclisti con quella... forse con tutte queste estetiche. Sì, era più al femminile, infatti quella è più femminile. Recente, esatto. No, quella era un po' più maschile, maschietto. Però aveva delle belle illuminazioni, cioè aveva una colorazione di altissimo livello. No, però tipo vedi anche qui ci sono appunto le classiche lotte tra bande, c'è l'effetto della luce della velocità, esatto, che è una cosa che è diventata molto legata all'immaginario di Akira, perché per creare quel fascio di luce si sono inventati un effetto speciale utilizzando, tipo, mettendo la lastra del rodovetro su una fonte luminosa e poi creando la scia. E poi credo in termini di anni sia venuto prima Akira, e non Akira come dico io,
è dopo Tron, quindi a Tron hanno preso ispirazione. Allora, il primo Tron... Il primo? No, il primo no, aspetta, mi sa di no, te lo dico subito, perché Otomo, quando ha creato la moto, si è ispirato alle moto del primo Tron. Ah, ok, quindi è venuto prima Tron. È venuto 82. Prima il primo... Esatto. Sì. E insieme l'ha fuso con un prototipo di un designer che è Luigi Colani, e quindi ha creato questa moto. Prende, sì, un nome già, questa è la moto di Tron. Sì. E poi invece ti ho lasciato nella cartella la foto del designer, e prende, lui ha fuso lì la moto di Tron con quella di questo designer svizzero che è Luigi Colani, e ha creato la moto di Canada. Ma questo praticamente proprio in barba a ogni regola di salvezza, ha messo gli alettoni sulle spalle del guidatore. Assolutamente sì. Prende il volo questo. Erano gli anni 80. Sì, sì. Bellissimo. Il guidatore è cyberpunk, perché è un guidatore integrato con la moto, quindi esatto. Effettivamente era proprio cyberpunk. È vero, perché effettivamente ricordano un po' le moto anche... aspetta, vediamo se riesco a mettere la moto di nuovo. Oh, che fai, non scrolli? È proprio lei. È una fusione, insomma. Diciamo che questa è più bella. Secondo me il design si è mangiato le mani dopo. E potevo chiudere io a loro. E probabilmente a costruirla questa sarebbe stata anche più funzionale di quell'altra. Ma penso che qualcuno, se si va a cercare su YouTube, si trova sì. Qualcosa di persone che hanno cercato di ricrearla. Eh sì. Mamma mia, qualcuno l'ha fatto veramente. Non lo so se funziona molto bene nelle curve strette, però nei rettilinei va anche un piacere, suppongo. Eh sì, vabbè, quello se è recente con la sette anni fa, con la tecnologia del giroscopio, ora fanno alcune moto che praticamente non devono proprio curvare la ruota, perché ti giri un po' di lato e fare. Quindi è una versione un pochino più anni 60. Sì. Ma torniamo a noi, abbandoniamo a Tina. Ok, c'è questo Motor Crash che comunque credo sia sempre fine anni 90, inizio 2000. Dovrei vedere, ma non ricordo precisamente la data. No, comunque è sicuramente vero. Sicuramente recente, insomma, piuttosto recente. Sì, sicuramente. Va bene, allora noi andiamo avanti per i fatti nostri. Qua c'è questa foto qui che tu mi hai messo, che ovviamente in molti conosceranno per il film James Bond. Sì? È quell'isola abbandonata dove in James Bond c'è la scena del cattivo, il secondo, mi pare, secondo James Bond. Sì. Perché me l'hai messa? L'ho messa perché Otomo, nell'immaginare Tokyo distrutta, soprattutto nel fumetto c'è un momento in cui ci sono c'è una distruzione molto grande, insomma, a metà storia, lui si è ispirato a quest'isola, l'isola di, adesso me la ricordo, Bunkanjima, che è un'isola che è rimasta disabitata dopo che l'attività estrattiva nel luogo è finita. Quindi negli anni 70 era nata come un grosso complesso dove gli operai potevano avere le case, tutti i servizi, solo che negli anni 70, con la fine dell'attività mineraria, è stata piano piano lasciata così al degrado, anche se adesso è diventato patrimonio UNESCO. Che bello patrimonio, il dialetto. Vabbè. Ah, ci pensi di tutti i patrimoni, cioè invece di fare il patrimonio le opere d'arte, andiamo a fare. Diciamo che è archeologia industriale, si può definire. Sì, noi per questo problema dell'archeologia industriale, diciamo non solo questo, a Napoli abbiamo grossi problemi a smantellare di tazzite da Bagnoli, quel progetto infinibile. E si stanno spendendo milioni su milioni per non fare nulla, perché c'è chi dice ci dobbiamo tenere la ciminiera, ci dobbiamo tenere il capannone. Allora io direi abbattiamo tutto, bonifichiamo il terreno e facciamo qualcosa di futuristico alla Kida, però così, e facciamo due torri, facciamoci venire i turisti.
ma che ci ricordano su quel pallone ferro del 1960? Vabbè, questa è la mia idea, probabilmente. Certo, c'è certo. qualche archeologo industriale che in questo momento sta morendo un po'. Però, che cavolo, andiamo avanti. Senti, dopo questo sfogo personale, sì, mi dicevi che l'autore di cui io disconoscevo il nome, in realtà ha fatto tante altre cose, allora, lavori che sono poco noti, e mi citavi questo Steam Boy. Allora, Steam Boy è in realtà la prima cosa di Otomo che io ho mai fruito, perché ho trovato il DVD tipo scontatissimo quando ero più ragazzina, insomma, e me lo sono guardato e mi sono trovata di fronte un'opera visivamente molto potente, ma dalla storia molto semplice. Che è questo, giusto? Sì, proprio è la locandina del... Nel senso, DVD. Questa non è una riedizione più recente, quindi comunque è un film più recente. È un film del 2004. Ok, quindi ok, è un film recente, va bene. È un film piuttosto recente, adesso c'è quasi 20 anni però. Sai, 87 poteva essere, 92 poteva essere. Sì, sì, no, è un film... Siamo già nel 2000. Esatto, è un film del 2004 e diciamo che Otomo ha voluto, se con Akira ha esplorato, comunque ha creato un caposaldo del cyberpunk, qui ci voleva provare con lo steampunk, ma non è andata benissimo. Perché diciamo che ha avuto un'accoglienza da parte della critica piuttosto tiepida. Diversamente da Akira, che è un'opera che anche il film, sto parlando in generale sia come fumetto che come lungometraggio, sono due opere che si prestano a moltissime interpretazioni, anche piuttosto o forzato, comunque filosofiche, etiche, eccetera, eccetera. Invece in Steam Boy c'è una storia estremamente semplice e lineare, una contrapposizione di parti con un giovane protagonista dall'etica solida. Siamo fine 800, metà dell'800. Siamo fine 800. Industriale. Esatto, infatti tutto è mosso dal vapore e il vapore è proprio come dice il termine steampunk, viene utilizzato anche per fare oggetti che non esistono. Tipo qui vediamo il protagonista con una monoruota che ho scoperto che è stata fatta veramente ma negli anni 30 del Novecento. Infatti dopo ho messo pure una foto di una monoruota realistica. Facciamo vedere. Esatto. Sì, e la possiamo anche vedere in Men in Black, nel 2. Nel 3. È vero, è vero. Però comunque, sono state fatte nel Novecento, invece qui siamo indietro di qualche decade. E quindi la forza del vapore viene anche utilizzata per far muovere delle strumentazioni che non esistono, che non sono esistite durante la seconda rivoluzione industriale. E quindi è quello il concetto principale dello steampunk. Quello che ha fatto Otomo è creare un lungometraggio di altissimo livello visivo, perché è stato uno dei primi a combinare pesantemente la parte della CGI con l'animazione tradizionale, proprio per creare questo effetto di progresso e di, diciamo, anche di velocità e del vapore, perché effettivamente tu trovi il vapore è protagonista tanto quanto i personaggi in carne e ossa. Mi viene saltando sempre in Giappone siamo mistero della pietra azzurra, che alla fine non credo sia molto prima, ma ricorda un po' quel periodo lì. Sì, mi senti? Mi sono flippata. Vuoi uscire e rientrare? Non fa niente, continua. No, sola, voglio provare un attimo a spegnere OBS e a provare a riavviarlo. Ma io non so perché lo tieni collegato. Puoi anche non usare OBS, entri direttamente in Chrome. Perché non sono. Ci sono? Sì, ci sei. Perfetto. Non so perché fa così. Forse vanno in contrasto i due programmi. No, guarda, l'ho sempre usato perché non mi piace che la webcam abbia un taglio molto ampio e mi si veda tutta la stanza. Ah, quindi ti sei fatto il ritaglino? Il ritaglino, sì, esatto. Io devo
Io ero partito a cercare di capire come funzionava questo maledetto di, come si chiama, di OBS. Poi alla fine mi sono arreso che non ho tempo di capirlo, spero di poterlo approfondire un po'. Ho detto No, ok, infatti. prendo StreamYard e vedo che tutti alla fine si stanno StreamYardando. E ho detto vado di quello perché così faccio diretto, non direttamente online. Comunque, ti stavo dicendo, il mistero della pietra azzurra, lo Sì, ricordi? me lo ricordo. Non ho Mi avuto ricorda modo un di... po', Sì. adesso non so la trama di Allora, Steamboat. la trama no, però l'ambientazione sì, esattamente è quella più o meno, forse sono avanti di una decina d'anni o così, però sì, è considerabile assolutamente steampunk. Sì, anno, non me lo Non è dice. del... Allora, prima di Evangelion. Quindi dovrebbe essere Sì. 94, 93. Sì, credo di Ah. sì. Devo dire che la ricerca Bing è veramente bellissima. Dici, Provo un dammi come prima attimo. cosa Wikipedia mi dà dei siti inutili. Ci sono arrivato sul 91 addirittura. Eh Porca. sì. Allora ero proprio piccolo quando lo guardavo. Non è vero. Allora, questo qua, giusto per far vedere a chi ci sta seguendo, questo è il Mistero della Pietra Azzurra. Che molti di voi forse avranno visto nella versione Disney, anche se continuano a dire che non è vero che hanno copiato, ma hanno copiato, che è il film Atlantide, che è identico, solo che si ostinano a dire che non hanno copiato. Però posso dire Atlantis c'ha i disegni, i character design di Mike Mignola. E chi c'è? Vabbè, Identico! mettono sapore, danno più. Sì, bellissimo, però hanno copiato. È come se uno dicesse sì, Atlante. E dai, levati. Io odio tutto ciò che è Microsoft. Questo fatto che mi hanno convinto a prendere la roba Microsoft. Allora, Sì. immagini, e niente, no, per farlo vedere a qualcuno che magari è ovvio Sì, che il è... tratto grafico è differente, ma la storia in sé, pure il discorso della pietra, è proprio Sì. lei. Sì, è molto simile. Sì, ma anche alcuni passaggi ho trovato proprio Allora, punti comuni. dovrei rivedere Il Mistero della Pietra Azzurra perché è uno di quei prodotti animati che non ho più rivisto con l'età adulta. Quindi dovrei un attimo riguardarlo. Certo, ovviamente, essendo un prodotto che è molto lungo, con tanti episodi, ovviamente ha una Ah, complessità, sicuramente. sì, esatto, ha una Però complessità differente. se già Però guardiamo sì. ad esempio il protagonista e Sì. quest'altro protagonista, cioè che diamine, e fallo un po' diverso, cioè le occhiali tonde, il capello castano sbriciolato qua. Perché i nerd occhialuti secchi pare che devono essere fatti con lo stampino. No, vabbè, sai, però cioè, tu comunque sei una major, ho capito che qualcuno da qualche parte si è ispirato, però che Sì. diamine. Comunque, no, vabbè, sicuramente a tantissimi sarà piaciuto perché non sanno assolutamente di questo film, però mi ricordo che all'epoca moltissimi si arrabbiarono, me ne fregò ben poco. Diciamo che il film lo trovai inutile, cioè dimenticabile, però torniamo a Steamboy che ho preso qui. Sì. La trama, tu mi dicevi che è una trama molto semplice. Molto semplice, c'è questa famiglia di scienziati che trova il modo di creare enorme quantità di energia dal vapore, creando delle sfere appunto che ne contengono un'enorme quantità e tuttavia però questi due padre e figlio si separano e uno si allea a una multinazionale americana. Interessante. Entra in gioco il giovane protagonista che è il nipote e il figlio di questi due adulti, ecco, che è anche lui un inventore piuttosto brillante, ma che si troverà a parteggiare all'inizio prima per uno, per il nonno, poi per il padre, in un continuo scambio di parti. E principalmente quello che viene fuori è un'altra riflessione su quanto si può spingere la scienza contro l'eticità, cioè il confine tra progresso scientifico e etica, fino a dove si può fermare la scienza, e poi ovviamente sull'inutilità del conflitto e sull'utilizzo del progresso scientifico
per lo sviluppo di armi, che è quello che praticamente succede in Steam Boy. Ci sono anche delle sequenze di battaglia molto, molto particolari, molto belle. Quindi sì, è tra visivamente, quello... visivamente purtroppo non ho trovato abbastanza frame, perché appunto secondo me Steam Boy, a causa di questa sua, di questo suo, diciamo, il fatto che è stato accolto in maniera tiepida dalla critica e che è stato anche diciamo poco distribuito, ha subito un po' una damnatio memoria, ecco. E quindi ho conosciuto persone che non hanno mai sentito parlare di quest'opera, e a me sembra stranissimo, perché alla fine il nome... Io pure lo disconoscevo, cioè non ne sapevo proprio nulla. E nel 2000, oddio, già ero un po' uscito da quasi tutto, perché comunque il lavoro e tutto, quindi non seguivo più tantissimo tante cose. Certo. Però comunque bene o male, almeno se usciva qualcosa ci dava un occhio. Magari non lo guardavo, non lo seguivo, invece mi hai detto questo nome, per me pure era completamente nuovo, sconosciuto. Io adoro lo steampunk, quindi se avessi visto che era steampunk probabilmente mi sarei visto il film. Guarda, si trova ancora, cioè devo dire, li tirano veramente dietro a prezzi stracciati, e secondo me vale la visione più che altro per l'aspetto estetico, il fatto che comunque è un film del 2004 e c'è stato un grosso dispendio di tecnologie per realizzarlo. Beh sì, infatti lo vedrò, troverò il modo di recuperarlo. Nel senso che vedo se ci sta sulle piattaforme o... Ah, purtroppo non c'è, l'ho cercato ovunque. Peccato, però mi pare che Akira per un breve periodo lo misero. No, Akira c'è tuttora sicuramente su Netflix e su Prime. Quello proprio è facilissimo da trovare. Lo devo andare a cercare, perché me lo volevo rivedere. Mi ricordo di aver visto una volta di sfuggita tipo le cose inserite in settimana. Mm-hmm. Poi si dovrà cercare, perché poi sono poco pratico, quindi cioè vedo quello che capita che mi mette nell'home page, perché non programmo molto. Allora, per tutti gli interessati, diciamo questa cosa fondamentale, ma perché solo io, mannaggia, soldo non lo faccio esterno, vi potete vedere Akira, grazie, anche l'immagine, no, perché non serve? Non lo so. Ah, questa è la copertina francese della prima edizione. Comunque, Akira si trova come lungometraggio, si trova con doppiaggio italiano e giapponese su Netflix e su Amazon Prime. Netflix sono sicura perché mi sono andata a rivedere un pezzo oggi, e Prime se volete controllo live dal cellulare. Vai, controlla live. Controllo live. Mentre tu controlli live, dimmi, sì. Ti sei andata a vedere un pezzo perché ne volevi parlare? O perché sei proprio malata di Akira? Allora la risposta è in questo caso la prima, ma i primi 10 minuti di Akira per me sono l'inseguimento di motociclette. Per me è un punto veramente alto di animazione e di musica, e lo trovo molto immersivo. Guarda, è un film che ovviamente è diventato vecchio. Tu intanto controlla, non ti dimenticare. Sì, c'è. Allora, se volete potete vedervelo sia su Amazon Prime o su Netflix, o basta, le altre cose non ci interessano perché sono... Non so se c'è su altri canali tipo Vivivid, però no, lì è difficile da cercare la roba. No, ma figurati. Ti stavo dicendo questa cosa. Tu dicevi i primi 10 minuti sono spettacolari. Io dico che tutto il film, ancora oggi, di Akira, sì, è un film che se fosse rifatto semplicemente esteticamente nuovo, che ovviamente si vede che è una pellicola vecchia, comunque sarebbe da primati di incassi. Sì. Perché è una trama così attuale sempre, un po' perché lo steampunk, volendo alla fine, non muore mai, tra virgolette. Ma sì, anche perché, come dicevi tu, l'inseguimento all'inizio... Io l'ho visto 2 o 3 volte il film, ho rivisto tante cose in tanti altri film, tante cose in tanti altri fumetti, che dicevo, secondo me questi hanno preso da Akira. Sì, assolutamente. È stato fatto in un modo che veramente è una cosa da non perdere, secondo me. Sì. Poi è particolare. Allora, io trovo che sia particolare e che è invecchiato molto bene, diciamo.
e non è uno di quei film che dici bello, ma si vede, insomma, mai pesante per adesso, insomma, per gli anni 2020. Invece trovo che sia particolarmente ancora fruibile. Poi, se piace molto l'estetica anni 80, l'estetica non solo che adesso è tutto retro wave, qualsiasi cosa wave, Akira è proprio una miniera di materiale da cui trarre ispirazione o da cui lasciarsi ispirare. In particolare, guarda, sì, dimmi. No, dicevo, a costo di essere bannati a vita, e beh, fermati. Ci sta l'anteprima. No, che ho combinato? Scusa, è andato tutto schermo. Volevo... No, io non vedo niente. No, la sto preparando perché sto facendo un linguaggio con sopra. Allora, per non far impazzire tutti quanti, me la stavo preparando io. Non riesco a stoppare. No. Eccolo. Sono un trailer di 15 secondi che mettiamo un grande schermo di Akira. Quindi credo che sia proprio. Sì, inizio. Decisamente. Giusto, sì, per far vedere anche a chi non lo conosce la grafica, che effettivamente si vede che è qualcosa, vabbè, questa è una trasposizione più moderna, però no. Beh, esatto, c'è, cioè, la scena delle motociclette. Allora, io con Akira io l'ho trovata, però penso che per diritti di copyright mi no parla... no di... Vi lascio, è facile, Akira si trova facilmente anche sui pezzi spezzettati su YouTube, quindi non è una di quelle opere che bisogna andare a cercarla con il lanternino, come invece è. Allora, lei si è fatto una domanda interessante. Adesso la affrontiamo. Allora, secondo te cos'è più steampunk o parzialmente steampunk? Allora, per me Kenshiro ha una... Io preferisco JoJo come opera, però penso che Kenshiro sia più cyberpunk. No, allora, diciamo, aspetta, scusa, ho dato una domanda sbagliata. Kenshiro è più cyberpunk, direi, perché comunque è una situazione futura distopica, mentre steampunk, diciamo che la prima parte di JoJo, soprattutto quella chiamata Phantom Blood, potrebbe sembrare più steampunk, perché c'è questa ambientazione fine 800, ci sono delle cose particolari, anche se in JoJo non c'è tanta tecnologia che va a vapore, c'è proprio più abilità particolari. Quindi è più quasi un horror che uno steampunk. Parere mio, Alessia, poi no, io, siamo allora, qui anche per parlare. JoJo okay. Non lo conosco. Ho trovato adesso delle immagini, non so se siano corrette, te le mostro, mi dici se... Allora, adesso parlando di JoJo è difficile. Cerca tipo JoJo Phantom Blood, quindi... PH Anton. Ah, Phantom o Fantasma. Sì, esatto. Era Illo. Esatto. Okay. E siccome la prima parte di questo JoJo è ambientato nella fine dell'Ottocento, potrebbe rientrare come periodo nello steampunk. Perché comunque è preso. C'è comunque tutte queste ambientazioni che non sono particolarmente filologiche col contesto storico, però non c'è neanche, che so, un'aeronave che va a vapore, quindi certo. Non la definirei proprio steampunk al 100%, mentre secondo me Kenshiro è più cyberpunk, perché c'è questa cosa dei motori, questo futuro distopico, anche anche tutto l'abbigliamento di Kenshiro, degli sgherri e di tutti quanti è molto ispirato a Interceptor, al Mad Max e a tutta quella saga di film lì, quindi io lo definirei sicuramente più cyberpunk di JoJo, e comunque JoJo non lo definirei proprio steampunk. Ecco, scusa se ho fatto confusione, spero di aver risposto alla domanda. No, figurati. Allora, la risposta di Alessia. Hai ragione, pure io ho sempre ritenuto Kenshiro un'opera steampunk.
In realtà, secondo me, non è nemmeno steampunk, ma questo no, è più perché è post-apocalittico. Cioè, sì, film, arrangiamoci con quel film, fumetto, cartone. Sì, sì, sì. Arrangiamoci con quello che capita. Sì. E quindi poi alla Mad Max trovi una macchina con un pezzo di un'altra macchina. Esatto, esatto. Non sai come funziona perché la gente con le spalline, ma solo una. È solo una scarpa e un infradito, e quindi esatto. Praticamente è il classico post-apocalittico dove non mi ricordo se in Teshiro si parlava di un apocalisse nucleare o se non venne mai spiegato perché stavano così inquadrati. Che allora io ho il ricordo della, sai che non me lo ricordo. Cioè, mi pare che all'inizio della sigla c'era sto fungo atomico, ma... Sì, è vero. Sì. Ma poi dopo partiva la sigla e non so però sì, quanto sì, sì. Fosse. Vabbè, giusto così per curiosità stavo guardando. Allora, ispirato a Mad Max e Bruce Lee, quindi alle arti marziali giapponesi e al discorso del Mad Max, quindi. Sì, tutto. Ci sono le scuole, un'antica arte marziale, descrizione, va bene, ciao, potete dire che va bene, niente, non lo dice nemmeno su Wikipedia, quindi non so se venga esplicitata sta cosa, cioè mi ricordo anch'io che c'era vagamente un sentore di post-apocalittico nucleare, però sì. Effettivamente non mi ricordavo che ne venisse mai parlato. Sicuramente qualcosa sarà successo, ma noi torniamo a noi. Anzi no, mi piace questa idea che stiamo guardando un po' di cose anni 80. Secondo te come mai i giapponesi nell'arte, chiamiamola tra fumetti e telefilm, cartoni animati, in certo senso erano più avanti o comunque più ricettivi di altri? Cioè ad esempio Kenshiro, ok, post Mad Max, però sono stati subito loro a creare qualcosa da quel filone. Cyberpunk stava nascendo in quel periodo, poco prima, poco dopo, sì, da parte. Cyberpunk nasce come termine nell'83, quindi cioè non è che Akira è tanto poi distante. Quindi... Sì, proprio lì. Secondo me è più la necessità di avere tante storie e il fatto che le persone che scrivevano si andavano a cercare moltissimi stimoli e guardavano sempre con un certo interesse quello che il mercato estero gli proponeva, solo che poi dovevano digerirlo tramite il filtro della loro cultura ed anche delle esigenze del loro mercato, che è una cosa abbastanza importante. E quindi secondo me creavano queste fusioni che a noi, che su di noi hanno moltissima presa. Sì, poi, diciamo che loro credo che il post-apocalittico, soprattutto col discorso che per loro... Esatto. La seconda guerra mondiale era proprio recente degli anni. Esatto, fa. Diciamo che il post-apocalistico molti autori l'hanno vissuto. Certo. Sì, considerando e parlando del 40, l'80, meno male, sì, qualcuno sarà nato subito dopo. Esatto, o ci sono quelli immediatamente che sono nati a ridosso di quel periodo lì, oppure chi invece l'ha visto filtrato dai genitori, ma che comunque ha ancora Certo. Questo spettro della bomba atomica che gli alleggia intorno. Certo, soprattutto tutto quello che è successo negli anni, esatto, a causa delle radiazioni, quindi una cosa che si è perpetrata. Senti, tornando ad Akira, quindi mo me lo fai chiamare Akira, io dopo anni che bene. Bene, 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 allora. Mi sembra strano che non... tu hai messo varie foto, ti volevo chiedere se li hai messi tipo... come raccordo visivo o perché volevi dirmi qualcosa in particolare? Ma, allora, guarda, posso... L'avevo messo un po' come ispirazione visiva, però tipo questa tavola volevo metterla perché Akira è stato uno dei... forse il primo manga che ha essere pubblicato in America, proprio tutta la serie, dalla Marvel, che aveva una sottocasa editrice che si occupava delle importazioni. Solo che un fumetto in bianco e nero, un manga come li pensiamo noi, non era
non era un prodotto adatto al tipo di mercato americano degli anni 80. Quindi tutte le tavole sono state ritradotte, specchiate, quindi messe con senso di lettura occidentale. Certo. Esatto, e colorate. Infatti Akira è stato il primo fumetto a essere colorato, dove è stata sperimentata la tecnica di colorazione digitale di Steve Olive, da parte di Steve Olive, e che quindi ha preso anche diversi premi per il lavoro che ha fatto su Akira. Quindi volevo farvi vedere che esiste una versione a colori. Adesso sì, ho trovato un link, adesso lo copio da qui e lo metto qui, così lo facciamo vedere anche agli altri, perché con quello che dicevi tu, effettivamente chi non è abituato ai manga, ci sono delle tavole manga in bianco e nero che sono molto ricche di dettagli, sì, proprio la migliore, che sono anche di difficile comprensione oltre che di difficile lettura, perché effettivamente il colore aiuta a renderle più fruibili. Sì, esatto. Diciamo che gli americani, essendo sempre abituati spesso e volentieri al colore e a tutto il resto. Esatto, ma la prima edizione, tra l'altro vedi ci sono tutte le onomatopee tradotte, ma la prima edizione, questa edizione a colori, in realtà è stata quella che poi è stata esportata all'estero, quindi è arrivata in Francia e poi è arrivata in Italia. Quindi noi, la prima volta che Akira è stato pubblicato in Italia dalla Glenat, è stato pubblicato con questa edizione a colori. Che effettivamente è bella, nulla togliere al bianco e nero. È veramente bella. Infatti quello volevo dire, capisco, però effettivamente il colore in qualche modo rende di più, o comunque ti fa capire meglio, perché ad esempio questa che ho portato qui come esempio, nel bianco e nero, volevo dire, se riusciva a trovarla, ma era fantascienza trovare la stessa tavola, sicuramente questo dettaglio delle moto tutto bianco e nero si perdeva. Sì, sarebbe stata una scala di grigi. Occhio... Cosa, scusa? Sarebbe stata una scala di grigi che non avrebbe reso così, sì, tanto bene. Un po' come questa tavola qui, che vedi un'esplosione con un carro armato, ma la devi capire. Se ci metti il colore, sì, metti marrone del legno, grigio, verde del carro armato, lo vedi subito. Invece sì, effettivamente sì, il colore ti aiuta anche a comprendere. Sì. Poi tra parentesi, comunque parlano di una storia molto visiva, che poi sì, effettivamente il film poi ci ha fatto vedere immagini bellissime, quindi è esatto, una di quelle storie che effettivamente a colori rende. Sì, esatto, io non so, a me piace molto Akira in bianco e nero per un rispetto comunque all'originale, però fortunatamente il fumetto, essendo un'arte riproducibile, può permettere di avere più versioni della stessa storia senza che una cancelli l'altra. Quindi se uno se la vuole leggere, i puristi storcono il naso, però effettivamente io non sono purista, devo dire, no, la nel senso, non è che non fai un danno se dici, sì, esiste una versione a colori, esiste una versione in bianco e nero, esiste una versione con una nuova traduzione, perché queste non vanno a cancellarsi, ma vanno semplicemente ad affiancarsi. E, questa cosa che ho messo anch'io nel reel, che adesso la rimetto, oggi sto usando veramente male i potenti mezzi. Ma questo è perdonate la qualità terribile, ma per riuscire a fare questa cosa ho dovuto bloccare un video di YouTube, un videoclip musicale. Perché dovrebbe essere quello di Michael Jackson. Esatto. Che è l'unico dove c'è l'urlo di Akira. Sì, sì, questo è un personaggio che sta cadendo a un palazzo, proprio tratto da quel film, e la canzone si chiama Scream, quindi nel mega schermo comparivano personaggi che urlavano, tra cui anche Tetsuo, che questo è il personaggio Tetsuo di Akira del film. Me lo ricordo, perché mi pare che quando fece l'intervista del video, che non è quello con la sorella, è quello con la sorella. È quello con la sorella, sì, è sì. È quello con la sorella con l'astronave, giusto? Esatto, esatto. E quando fece l'intervista lui disse che era fortemente ispirato l'urlo e quella grinta proprio ad Akira. Che poi io ho rimesso nel reel, chi non l'avesse visto e ha c'è il piacere di vederlo, l'ho messo tra i preferiti, perché effettivamente quell'urlo di Akira io lo vorrei trovare. Perché guarda, è tipo a metà storia, cioè... sì. Vediamo se c'è qualcosa su immagini. No, anche il video, ma proprio 3 secondi se lo fanno vedere.
Secondo me ci andiamo direttamente su YouTube. Perché sembra una cosa detta così, no? Sembra una cosa detta così, ma effettivamente quell'urlo che lui faceva in quei momenti particolari. C'è un punto, ci sono molti. Vediamo. Questo è all'inizio. Questo era il video. E poi quello sopra in realtà è sia l'urlo tra i due protagonisti che si chiamano, tipo sì. Qua Tetsuo, Kaneda, eccetera, eccetera. E poi il punto preso dal videoclip proprio è quando Tetsuo cade dal palazzo, che si rende conto di avere dei poteri estremamente potenti. E lui si teletrasporta, e anche se pensa sì. di cadere, a un certo punto controlla il suo potere e quindi non, diciamo che prende consapevolezza della sua potenza. Ed è l'inizio dei guai veri. Effettivamente, così magari qualcuno che sta guardando se lo può vedere in anteprima, che così non dovremmo rovinare i copyright di nessuno. Forse questo è l'urlo, no? Qua no, c'è lì. E tu dici quando si urlano i nomi, no? Sì. Tetsuo, Kaneda, quella è la fine, quella è verso la fine, sì. Ah, questo è Devil Man, vabbè. Sì. Molto bello. Vabbè, anche, no, volevo vedere se lo trovavo al volo, se qualcuno aveva messo proprio per ovvio che sono pezzi vari. Uh-uh. Comunque, guardatevi questo film. Soprattutto se l'hanno rimasterizzato. Sì, l'hanno rimasterizzato. Infatti stavo vedendo, le scene sono troppo pulite da come me le ricordavo io. Quindi deve essere proprio una bella godura riguardo. Hanno fatto... Stasera mi guardo qua. Tra l'altro hanno fatto anche un altro nuovo doppiaggio con gli accenti giapponesi, quindi è Akira, Tetsuo, Kaneda, mentre prima era Akira. Mannaggia, io così sono rimasto. Sì, sì. Ma anch'io, io sono andata a vederlo la prima volta al cinema quando hanno, per il 25esimo, l'hanno ritrasmesso al cinema, quindi io me lo sono visto al cinema. È stata una bellissima esperienza perché... al cinema deve essere fighissimo. Mamma mia. I primi 10 minuti con l'inseguimento delle moto nella sala semideserta, quindi col sonoro bello, con lo schermo grande, sono stati molto immersivi. Tra l'altro la colonna sonora è molto particolare di Akira, perché l'autore ha chiesto a una orchestra di gamelan, che è un tipo di musica tipo thailandese, così piena di percussioni, di gong, così, di creare la colonna sonora, che poi ha un po' sintetizzato anche tramite appunto un sintetizzatore. E quindi si crea questi suoni un po' antichi, con però la parte elettronica. In questo modo, tipo, secondo l'autore, insomma, secondo Otomo, si dava di più l'idea di qualcosa di futuristico, perché secondo lui gli strumenti a percussione, siccome sono i più antichi, sono quelli che rimarranno per sempre, cioè la percussione dà un'idea di eterno, secondo lui, nella sua ottica. Quindi poi può essere opinabile o no. Però comunque la colonna sonora è comunque importante del film. Esatto, è molto particolare rispetto a che so, colonne sonore tutte al sintetizzatore, tipo quella che faceva Carpenter per Fuga da New York, tipo. Senti, prima di passare ad esempio a quella slide che mi dicevi tu fatta col patchwork. Sì, scusate. No, vabbè, ma di che? Ti volevo chiedere queste due copertine che tu hai messo, che c'è questa, allora, qua, che è un Akira 38, sarà il numero, giusto? Sì, è il numero 38, perché questa è proprio dell'edizione americana, proprio perché siccome l'edizione americana doveva avvicinarsi ai gusti degli americani, che erano appunto quelli degli spillati Marvel di poche pagine, Akira fu... Divenne infinito, però avevano tutte queste copertine molto colorate, che sono veramente un piacere da vedere. Io ho messo quella che è la mia preferita. Questa invece è la tua non preferita? No, questa è quella che adesso è utilizzata per tutte le edizioni italiane, quindi volevo portare un po' di come si sono sviluppate le copertine, quindi ho messo questa qua che è quella italiana.
che si usa anche insomma nel mercato italiano, poi ho fatto vedere quella vecchia americana e poi c'è una piccolina che è quella del mercato francese. Italia. Esatto, quella lì. Scusatela, era difficile da trovare. No, no, ma figurati. Ah, diciamo che vabbè, il mercato italiano ha seguito le orme di quello americano mi piace di più. Perché quello americano ha delle copertine bellissime, quello italiano ha fatto delle belle copertine, ma giustamente non ha fatto i volumetti da stile spillato, è tutto pubblicato, l'edizione odierna adesso è tutta in sei numeroni da un prezzo interessante l'uno, perché so... Sei sì. Numeri da 22 euro che sono un attimo una spesa importante. Poi ormai è graphic novel, quindi quella se non parte dai 20 euro hanno le scoppole. Giustamente, a un certo punto cioè, è un'opera che vale, quindi sì, sì, è un'opera che vale, una nuova edizione, una nuova traduzione, quindi tutto quello che gli pare, però cavolo, cioè. Niente, questo non ha nulla a che vedere con quello che abbiamo detto finora. E invece sì. Questo invece mi vuol sì. Dire che questo è Cyberpunk? No, questo è stato uno dei primi robottoni. Sì. Si chiama Tetsujin 28 Go ed è stato una delle ispirazioni di Otomo per Akira. Sì, perché veramente era... Il personaggio si chiamava Shotaro Kaneda, e come appunto il protagonista di Akira. E poi... Il 28 ritorna in Akira perché è il seriale presente che nel fumetto è il seriale affibbiato appunto ad Akira. Questi bambini sul fumetto e anche sull'animazione hanno dei numeri tatuati sul palmo delle mani che sono dei seriali, e il 28 ritorna in Akira proprio perché si è l'autore voleva omaggiare un fumetto della sua infanzia che era questo qui, che era Tetsujin 28 Go. No, che è una variazione. Ha fatto anche il cartone? Sì. Perché credo di averlo visto. Sì, sì, proprio quando ero piccolissimo. Ma negli anni 60 in Giappone, quindi probabilmente a noi ci è arrivato alla fine degli anni 70. Sì, a me. Come tutti i cartoni. Ero piccolo, ma mi ricordo questo. Ed erano quei cartoni che guardavo insieme anche ai Cyborg. Quello esatto. Là, come si chiamava quell'altro? Quello che lui era figlio di... Astro Boy? No, Astro Boy. È ancora più vecchio, che lui è l'erede di... non di Atlantide, di un'altra cosa. Oddio, aspetta, oddio, cos'era? Che voglio dire che c'aveva la pantera nera sempre dietro. Ho capito, ma non mi ricorderò mai il nome. Mi è venuto il flash, perché questa immagine mi ha ricordato quel personaggio. Che magari visivamente era diverso, però mi ha ricordato quel personaggio, che era il protagonista, che era di un'antica casta, non mi ricordo proprio più nulla, però mi ricordo che c'era lui con questa pantera nera. Allora, aspetta. Babil Junior, può essere? No, non lo so. Dimmi, come hai detto? Allora, Babil sì, Junior. Babil Junior, Babilonia. Sì. Sì? È lui. Sì. Il personaggio non c'entra molto, però sì, mi ricordavo... Cioè, vabbè, tutti i cartoni anni 70, vabbè. Però tu hai messo l'immagine dei Cyborg, che è un cartone che ho adorato insieme sì. Ad altri della serie dei robottoni. Vediamo dove sta. È lì. Allora, questo perché... Perché l'hai messa qui, eccola qua. Sì, esatto. Io l'avevo messa lì perché mi è capitato, una mia amica insegnante mi aveva chiesto di preparare una lezione da fare a una sua classe di terzo superiore sull'animazione giapponese. E poi anche su altre cose, insomma era un discorso un po' ampio, e quindi io ho voluto parlare di come sono arrivati gli anime, l'animazione giapponese in Italia, e quindi questa è una delle slide che ho fatto, era quella appunto che parlava dell'arrivo in Europa, perché è un percorso abbastanza interessante, considerando che l'Italia, la Francia, la Spagna, insomma l'Europa,
è stata quella che ha acquistato e ha distribuito molto di più le produzioni giapponesi. Ma non si parla solo di robottoni, oppure di, qua ci avevo messo Mazinger, oppure appunto di Cyborg come Cyborg 009 o la corazzata Yamato, insomma queste cose qui, ma a un certo punto sono proprio le emittenti televisive europee a sovvenzionare, produrre e sponsorizzare delle produzioni animate. Ecco perché abbiamo tantissime cose, tantissime opere letterarie europee tradotte come animazione, che venivano tipo Heidi da Anna dai capelli rossi, ma anche tipo Libro Cuore. Sono tutte cose che le emittenti televisive pagavano, facevano fare in Giappone. Tra l'altro Heidi è stata fatta da Isao Takahata e aveva come direttore delle animazioni il Hayao Miyazaki, e moltissime altre opere che noi ci siamo viste avevano questo duo, che poi è diventato il fondatore dello studio Ghibli al comando. Quindi diciamo che ci siamo un po' abituati al loro modo di raccontare. Comunque dicevo, le emittenti televisive europee si riservavano, pagavano per fare queste produzioni animate, ma si riservavano il diritto di modificarle come più gli piacevano, perché comunque il giapponese faceva un prodotto pensato per l'esportazione, ma che doveva essere fruito anche in Giappone. Certo. E quindi c'era questa clausola che permetteva all'emittente europea di tagliare, ridoppiare, cambiare i nomi, cambiare l'ordine di trasmissione delle puntate, evitare di mettere una puntata piuttosto che un'altra. E quindi comunque a noi ci sono arrivate, di alcune cose ci sono arrivate appunto delle versioni un po' taglia e cuci, non di Heidi, però di altre versioni sì. Stavo guardando mentre tu parlavi un po' un sito che li metteva in ordine cronologico. Ah. Cioè, tutti i cartoni che abbiamo visto noi sono tutti anni 70. Cioè, buona parte sì, ci sì, sono arrivati. Adesso te lo faccio vedere, giro questo link qua, così magari... Sì, mettilo nella chat privata di StreamYard. Sì, no, vabbè, lo butto qua, che ci frega? Ah, sì. Ah, weird. Sì, non ci avevo fatto caso, erano loro. Però praticamente 65 era Principessa Zaffiro, poi Phantomen sì. 67, ma l'Uomo sì. Tigro 69, l'Uomo Tigre. Ma sì, ma infatti quelli lì ancora erano tutti pensati per il prodotto interno e poi venivano acquistati. Poi iniziano a uscire Anna dai capelli rossi. 73. Già. Cioè, cos'è? È vero che io li guardavo da piccolo, quindi stiamo parlando a metà degli anni 80, era roba che aveva una decina d'anni, arrivava dal Giappone, quindi era nuova per l'epoca. Sì. Però ancora li fanno. Cioè, sì, sì. È vero. Sì, sì, perché ormai i diritti ce l'hanno e li trasmettono più e più volte. Sono pure belli. Sì. Tra l'altro Conan, il ragazzo del futuro, io comprai il libro una ventina d'anni fa, che sì. È ispirato da un romanzo. Quello è un altro di quelle serie che io dovrei rivedere e che si trova sicuramente su Prime e forse anche su Netflix. Adesso sì. Controllo. Credo di sì. Mm-mm. Comunque mi mancano questi cartoni. Dai, le cose nuove le trovo ripilanti. Poi dici, vabbè, ti sei fatto vecchio, non sono più contemporanee. Ma secondo me una nuova versione di Yattaman. Cioè come tipologia di cartone. O di Goldrake. Allora, o anche di Cyborg. Allora, io sono... Non trovo cartoni. Allora, io sono... Non ho avuto modo... Ero, mi sa... troppo piccola per ricordarmi di Yattaman e di Cyborg 009, però ti posso dire che ci hanno provato con alcune opere più recenti, ma anche più recenti intendo primi anni 2000, e secondo me, no, e non è che secondo, non è neanche secondo me, hanno già stravolto tanto le opere di inizio 2000 per adeguarle al gusto del 2020, quindi hanno tagliato discorsi,
trame, momenti di che ti permettevano di conoscere il personaggio o le motivazioni per cui il personaggio agisce in quel modo in favore dell'animazione di uno scontro, eccetera, e queste cose qui. Quindi se sono riusciti a fare un taglio così grosso su un'opera del che so, 2003-2004, quindi è piuttosto recente, pensa quanto possono stravolgere un'opera degli anni 70. Io avrei un po' di paura, piuttosto mi tengo la versione vecchia. No, io dicevo non di farne, nel senso cose nuove che però siano ispirate a queste tipologie di realtà. Ma adesso i cartoni non li conosco, ma già Dragon Ball per me è inconcepibile. Poi non parliamo dei Pokémon, Yu-Gi-Oh! E quell'altra roba lì. Ma la gente si guarda. Lo so che mi sta tirando l'ire di mezzo mondo. Sì, vabbè, però non importa. Ti lancio la carta, ti tiro il numero, ma stai vedendo? Allora, diciamo che ci sono... il mercato dell'animazione si è ampliato talmente tanto, quindi ci potrebbero essere cose che magari potrebbero colpire anche te. Sicuramente non sono quelle più generaliste o quelle che erano pensate un prodotto animato per vendere il gioco, come può essere Pokémon, come può essere Yu-Gi-Oh! Questo sì, è anche il... Ma anche altri, ma adesso mi veniva quelli in mente perché sono i più famosi, ma anche Dragon Ball, cioè questi che passavano la vita, sembrava una telenovelas, passavano a fare gli giucita loro e poi andavano a fare ammazzate. Io c'ho l'ottavo livello, io c'ho il potere del nono livello, cavalieri dello zodiaco, fate i cavalieri dello zodiaco. Sì, so che Alessia gli piacciono molto. Oppure fate un'altra storia che abbia una trama, un cattivo. Ma ci sono. Adesso io devo dirti che ci sono delle opere che mi stanno... Adesso ho ricominciato da un paio di annette a riguardare animazione e ogni 3 mesi, quando cambia la stagione, perché adesso l'animazione giapponese va a stagioni così atmosferiche, quindi c'hai la stagione autunnale, quella invernale, quella estiva, primaverile, e ogni stagione c'è sempre qualcosa di particolare. Non dico che è roba che ti apre la testa e ti fa vedere la luce, però io non chiedo questa cosa a un fumetto o a un cartone, no, animato. Però, sai, secondo me si usava di più, forse vabbè, il periodo dei robottoni c'erano anche le loro belle cavolate, ce n'erano alcuni, sì, guardati, cioè... Però non lo so, io ho forse qualcosa recente su Netflix, ma non mi piacciono proprio, cioè, ma hai provato... banali. Hai provato il reboot di Devilman? Ho visto solo la prima puntata, poi non ho avuto più tempo, poi è andato in quella marea proprio di robe. Sì, quelle cose che tipo, sì, le vedrò prima o poi. Però no, vedi solo la prima e non era male. Allora, diciamo che quello è considerabile veramente un reboot, perché ha preso la storia lineare e l'ha tagliata e cucita come voleva. Ha messo cose abbastanza estreme. Anche sì, bello forte anche, volendo. Sì, atto di violenza, erotismo, eccetera, eccetera, cose che che il regista si poteva permettere di fare solo con Netflix, che gli parava il fondo schiena. Sicuramente. Esatto, e anche la messa in atto, che è molto, è un tratto molto sintetico, a volte un'animazione molto sintetica, secondo me in realtà insieme creano un pacchetto veramente nuovo, a modo suo. Nuovo. Quindi lo mostro, così magari qualcuno se lo vuole vedere. E quello ti dicevo, cioè, effettivamente io stavo pensando a Devilman quando tu hai visto Devilman, perché ho visto solo una puntata e non ho visto tutta la serie, però l'istinto è stato, mi piace, ed è comunque un remake, un reboot di qualcosa di vecchio. Cioè, mi sembra che se prendi la roba vecchia è meglio delle nuove. Però in realtà c'è chi ha molto criticato la grande libertà che si è preso la nuova edizione, insomma, Devilman Crybaby, perché è una rilettura molto forte, cambia grandi dinamiche, e sì, quindi molta gente ha detto, ma che è sta monnezza, ridateci il Devilman. Vabbè, quello poi alla fine non puoi mai fare contenti tutti.
c'è sempre qualcuno che a quelli che hanno fatto nuovo e dicono: ah, che bello, è meglio di prima. Poi c'è qualcuno che dice: ah, no, prima era meglio. Però diciamo, la trama comunque alla fine mi piace anche qui, cioè diciamo che qualcosa comunque andava cambiata, se no ti guardavi il vecchio. Quindi prendere l'aspetto di quello che lui alla fine è un demone, un diavolo, e ci sta che sia anche un pochino più cruda di come è stato presentato. Sì, sì. Poi io decorata. Poi io non ho visto, io ho letto Devilman, ma non ho visto l'animazione vecchia, quindi per me è stata l'unica traduzione e l'ho trovata comunque affascinante, anche se molto diversa ovviamente. Sì, alcune cose mi hanno un po' ricordato, ma dico così, ma giusto perché ho visto qualche spezzone, ho visto tutta la prima puntata, poi qualche spezzone di quando li commentavano. Ci ho visto anche un po' Evangelion con gli angeli, quando fanno quelle scene tutte particolari con la bava che si uccide. Sì. Ho ritrovato uno stile anche cinematografico di quei certi inquadrature, diciamo così. Sì, allora, diciamo che il regista è un buon, è abbastanza conosciuto e abbastanza apprezzato, quindi ha fatto un lavoro, diciamo, quasi autoriale, ecco. A modo suo, sì, parole è stato, molto... è stato comunque un lavoro di fino, cioè da graphic novel o comunque un lavoro fatto in maniera non per tutti, ecco, mettiamolo così. Sicuramente non è un tipo di lavoro che io farei vedere a un bambino. No, perché manco accompagnato. Ma manco accompagnato. Lo sai che a volte ci sono vedo certi genitori che portano i figli a vedere dei film di uccisioni, di morti, di tu dici, vabbè, sì, gliela spara. Per me ci può essere se ci sei tu che gliela spieghi, però ci sono delle cose che c'è un motivo per cui è meglio che aspetti. 12 anni ancora, cioè, già va bene, però 6, 7, 8... Magari non mi sarei proprio vedere certe cose. 12, già, ormai a 12 anni ci insegnano loro a noi, quindi ormai c'è poco da dire. Esatto. Prima era 14, ormai siamo 12, tra poco sarà 8. Senti, tornando invece alle tue immagini, poi passiamo alle domande, se no ti tengo qui fino a notte fonda. Ti volevo chiedere, tu hai inserito questa qui che è un'immagine che volevo capire perché l'hai vista. Cos'è? Ok. Però la vedo, te lo dico. Ah, faccio le cose sbagliate. Ah, mamma mia, questa è sempre per Akira perché nel voler essere precisa fino in fondo ho messo anche la copertina della rivista dove veniva, della rivista giapponese dove veniva pubblicato Akira. A un ordine di completezza ho voluto mettere anche questa. E, era una rivista dedicata ai, si chiama Weekly Young Magazine, era una rivista dedicata però a un pubblico non proprio adolescente, un po' più grande, e c'erano un sacco di storie che riguardavano comunque la velocità, i motori, ma anche un po' di fantascienza, quindi se conosci Ghost in the Shell come nome o come titolo, sì, molto bene. È stato pubblicato sulla stessa rivista, quindi si sono accavallati per un breve periodo di tempo questi due manga. Sempre su Netflix mi pare che è uscita da poco la riedizione di Ghost in the Shell. Ho visto qualcosa tra le anteprime o tra le nuove uscite. Io devo dire che di Ghost in the Shell mi sono limitata a fruire la prima parte di manga, quella del 91 circa, degli anni 90, e poi mi sono vista il film del 94, del 95, 96 di Mamoru Oshii, e poi dopo è diventata una cosmogonia che non riesco a seguire in maniera corretta, quindi l'ho un po' accantonata. No, vabbè, io ho visto sempre cose vecchie, ho visto il film, però mi incuriosiva vedere anche la nuova, che prima o poi metterò lì, c'ho una lista infinita di cose che mi guarderò. Alessia dice Devilman Crybaby, un mix tra Devilman e Berserk. Ci sta perché Kentaro Miura, quando disegnava Berserk, ha sempre detto che uno dei suoi principali ispiratore è stato Gonagai con Devilman, anche se dopo il suo tratto si è affinato nei capitoli, nei primi volumi si può vedere soprattutto nei momenti di violenza efferata quanto è
quando è presente l'ispirazione di Gonagai. Quindi ci sta che Devil May Cry Baby abbia fatto un po' questa fusione, ecco. Certo, no, sicuramente. Senti, allora, prima di fare le domande, se no veramente ti tengo all'infinito, tu mi hai fatto scoprire che in realtà hai una laurea in conservazione dei beni, com'è? Conservazione e gestione dei beni culturali. Perfetto. E da qui sei arrivata alla tesi che era? Musei del fumetto, origini, sviluppi e prospettive. Prospettive okay, poche. Diciamo, le prospettive quali sono, secondo te? Allora, diciamo innanzitutto che è una tesi che andrebbe riguardata perché ci sono nuove cose da guardare, nuovo materiale. Però secondo me adesso si sta andando verso una strada interessante. Stanno iniziando delle collaborazioni tra musei e fumetto o istituzioni che fanno fumetto. Adesso c'è una mostra sul manga al Museo Archeologico di Napoli, che comunque ha sempre ospitato mostre interessanti da quel punto di vista. Quello che secondo me manca un pochino in un museo del fumetto è un approccio un pochino più scientifico, nel senso che il fumetto è tanto, e pensare che un'intera istituzione, un museo possa contenere la complessità di un medium è impossibile. Quindi nel momento in cui si andrebbe a creare una collezione permanente di materiale, bisognerebbe avere un approccio selettivo, cioè creare, quindi, che so, un museo ispirato al fumetto italiano di un determinato genere, che so, giallo, criminale, western, così, e poi avere uno spazio neutro dove fare delle mostre temporanee per arricchire, per diversificare l'offerta. Questa è una delle tante strade che si può prendersi. Oppure può creare più percorsi tematici con materiale intercambiabile. È quello che fanno in Francia, più o meno, al museo di Angoulême. Infatti stavo guardando, perché prima di dire una fesseria, mi ricordavo che avevano fatto il museo di Tintin in Francia, infatti nel 2012 l'hanno fatto. Sì, oppure fai una cosa monografica su Tintin, oppure fai una cosa monografica su una casa editrice. Certo. Che so, adesso c'è la mostra della Bonelli. Beh, che in Italia almeno fare la storia del fumetto italiano, che purtroppo, purtroppo no, perché mi dispiace, è principalmente Bonelli, parte esatto. Tante strisce pre-Bonelli, però alla fine dopo meno male. Esatto, però ecco, loro fanno già una mostra che adesso è itinerante, fatta molto bene, sugli 80 anni di storia editoriale. Però sarebbe interessante se questa storia, se questa mostra diventasse il fondo di una collezione permanente. Il problema è che siamo pieni rasi di beni culturali e nessun museo si sostiene da solo senza l'aiuto dello Stato. Quindi i soldi sono sempre un problema grande. Quello è sempre quello, non c'è poco. Io ti ricordo tanti anni fa, ebbi la fortuna di entrare sotto al Museo Nazionale di Napoli, con l'università, quando andavo all'università, e praticamente ci fecero vedere questi tunnel interminabili, che c'era tipo 10 volte la roba esposta, e credo ancora oggi tantissime cose che dovevano essere all'epoca ancora cominciate a restaurare e catalogare. Ne arrivavano altre, parliamo di 5 anni fa. Quindi 5 anni si sarà ulteriormente riempito. Che peccato, sarebbe bello anche fare musei minori. Cioè, vabbè, quello non è un pezzo tanto importante. Ma dei pezzi meno importanti. Il problema è che il museo dei pezzi meno importanti, guarda così apriamo un vaso di Pandora. Apriamo un vaso di Pandora, no, grande, qualcosa di più. Cioè, però perché... Pensa che al fondo, cioè insomma al deposito del Museo Archeologico di Napoli, pensa che anche un museo piccolo di un comune che sta così ha comunque un deposito con il triplo della roba che c'è esposta. Che è capibile, perché effettivamente tu un vaso e ci metti la teca, deve avere, esatto. C'è bisogno di un volume di spazio importante.
se no tu metti la roba una addosso a un'altra e sembra le quincaglierie che tieni a casa nel mobiletto. Esatto. Ovviamente per valorizzarle hai bisogno di spazio, però parlando in quel periodo ci fu proprio detta questa cosa, guardate, queste comunque sono opere minori, sono per esempio statue rotte di artisti che sono delle copie di altri artisti che non sono artisti importanti. Sì, però in quel caso viene molto utile avere appunto uno spazio neutro dove tu a rotazione puoi far vedere le cose che stanno nel magazzino. È un temporary show, esatto, tipo una mostra temporanea. Temporary mostra. Esatto. Sarebbe molto carino, comunque è un peccato. Probabilmente lo fanno, a volte ci sono alcune strutture che lo fanno. Perché ci sono tanti palazzi a mano, vero, quello poi c'è il problema sempre della gestione dei soldi, come dicevi tu. Però credo che se noi facessimo 100 musei in più, che anche se fossero 100 musei di cose poco importanti, chiamato proprio 100 musei delle cose poco importanti, comunque sarebbe un grande vantaggio per il paese, anche per la cultura. Sarebbe un grande vantaggio, indubbiamente. Però vabbè, bisogna avere più gente che ci rivada a vedere i musei. Sì, guarda, io mi ricordo che il museo di Napoli, quello nazionale, archeologico, per moltissimi anni, prima della nuova amministrazione, il cambio, praticamente il biglietto costava 3 euro, 4 euro. Ed era raccapricciante, perché non può costare così poco il biglietto del museo. Adesso mi pare che l'hanno aumentato a un onorevole 18 euro. Ma già io ho pagato 15. 15, 16, poi forse per le mostre si paga un po' di più, forse da io era qualcosa che si pagava qualche euro. Comunque sentivi tantissime persone lamentarsi perché per loro era caro. Io mi ricordo che quando andai con la mia famiglia in Francia, a Versailles, o quando andammo al museo del Louvre, ci volle un mutuo per entrare, solo per entrare. Perché se non paghi tipo 40-50 euro un biglietto, ma hai voglia di rimanere fuori. E noi abbiamo sempre questo problema anche un po'... Però magari ne vuoi visitare di più. Ci sono tanti modi, guarda, si potrebbe pensare a un biglietto unico per più musei, però dopo bisogna pensare... In Italia non costa, quello volevo dire, in Italia No, no, in Italia abbiamo dei prezzi bassi. Cioè, alla fine tu ti vai a vedere anche cose di 2000 anni fa. La gente sbava, noi ce le teniamo lì, ti vai a vedere una mostra per poco e niente, quello volevo dire. Sì. Dai, allora, prima di passare alle domande volevo chiederti come c'è il salto da quella che viene considerata cultura da taluni rispetto ai fumetti. allora diciamo che io e anche la mia università non ci ha mai portato a pensare che c'è una cultura di serie A e una di serie B. E quindi sono cresciuta anche con un ambiente accademico molto più permissivo, non erano particolarmente bacchettoni da questo punto di vista, tant'è che la mia relatrice è stata soddisfatta, contenta che io proponessi un tema particolare come quello. Il problema ce l'ho avuto un po' fuori, però sinceramente io non mi sono mai fatta troppi problemi, perché diciamo che a livello legale, se si legge la definizione di bene culturale, il fumetto c'entra, perché è un bene artistico, è allo stesso tempo è un bene anche librario, parla della cultura che l'ha fatto, quindi potrebbe anche essere quasi antropologico e quindi rientra precisamente. Quello che la gente magari sì, cerca di... non capisce, comunque non è che non capisce, fa fatica ad accettare, è che le cose cambiano e quindi la cultura può essere di più generi, non è solo la cultura umanistica, ma è anche scientifica, come può essere anche agroalimentare o cultura pop, nel senso la cultura è unica, c'ha diverse diramazioni, poi tu... Certo. Con la tua sensibilità e con quello che ti piace di più, sei portato a conoscere, a sviscerare quello che più ti interessa. Il fumetto è comodo perché si pone un po' in un bivio tra cinema, tra illustrazione, tra arte, nel senso arte, storia dell'arte. Arte figurativa.
è sicuramente un, esatto, come Clou lo metto nelle nove arti maggiori, io credo che sia corretto, perché sì, se ci metti il cinema, ma prima del cinema c'era sicuramente, come c'era il teatro prima del cinema, c'è anche il fumetto, che comunque è sì, una commissione tra scrittura e immagini. Esatto, quella la chiamano la nona arte. Sì, sì, io però credo che sia pieno diritto, perché sì, altre diciamo cose più commerciali, sicuramente ci sono sempre le cose. Allora, diciamo che io sono più per l'idea che a seconda di come parli di qualcosa, quella roba dimenticabile ha un risalto. Perché se vogliamo parlare di fumetto e parlare di grandi scrittori, facciamo un elenco di opere. Se vogliamo parlare di grandi disegnatori, possiamo fare un altro elenco di opere. Se invece vogliamo parlare di storia del fumetto, in base ai fumetti che hanno venduto di più, proprio in termini di soldi infatti guadagnati, allora facciamo un altro modo di fare storia del fumetto. Quindi a seconda di come vogliamo parlare di qualcosa, ci serviranno delle opere che, anche se da un punto di vista sono dimenticabili perché sono disegnati tenendo la matita coi gomiti, magari hanno venduto tantissimo e quindi sono da ricordare per quel motivo. Ah, sì, sì, sicuramente, sì, sì, sì. Quindi io cerco di... Alessia ti faceva i complimenti. Grazie Alessia. Quindi io sono dell'idea che non si può disdegnare a priori tutto o robe che non sono belle, anche perché poi il gusto personale è una cosa, poi quando tu ti approcci al fumetto in maniera un po' più, passami il termine, accademica, devi essere pronto a vedere o fruire anche per un po' di robe che ti fanno magari schifo. Sì, no, no, ma io dicevo nel senso, ci sono lavori, dico, dimenticabili perché Bonelli, giusto per sì, bravi, bellissimi, ma 8 miliardi di Nathan Never, me l'hai detto, no, io sono stato un grande amante di Nathan Never fino al 120, al 120 c'era un bel numero pieno, ho detto chiudo, ma se no tu vai avanti all'infinito, la storia è quella. Esatto. Quindi però ovviamente è l'espressione di un modo di pensare che è bello vederlo, perché sicuramente negli anni cambia anche con la cultura e col momento, quindi nel 90 ti diceva una cosa Nathan Never e oggi probabilmente mi dice una diversa. Esatto, sicuramente esatto, ci sarà più inclusività, sicuramente, rispetto sì, a quando l'ho iniziato a leggere io. Mm-hmm. E quindi è anche un modo per studiare il passaggio di tempo, però ci sono fumetti che sono veramente sì, opere d'arte, senza che ci mettiamo a fare nome, però... Tintin, la linea essenziale che si è inventato l'autore, che in questo momento mi sfugge, Hergé, che comunque Hergé ha fatto suo, no? Sì, sì, sì. Quindi infatti, per me è arte, cioè lo so che non ti devo convincere, così per dire una cosa. Per me è arte tante cose, ma in realtà non mi... in realtà quando studi queste materie smetti di chiederti cosa è arte. Ah, sì, sì. E inizi a vedere cosa in quel momento storico dicono che sia arte, perché devi un attimo fare un passo indietro. Credo che sia come la fisica quantistica, a un certo punto arrivi a fare dei calcoli talmente dentro, sì, perché... la materia, che esatto, gli strani, ma... dice tutto arte e quindi basta. Esatto, ma dici basta, è tutto. Ma questa così... linea su un quadro è arte, ha pensato, l'artista l'ha fatto, il momento che ha fatto esatto, così col pennello. Esatto, esatto. Basta. Esatto. No, ma è vero, perché sennò se pensiamo pure ai quadri, ci sarebbe sì, da dire tantissimo, eppure esatto, arte, qualsiasi cosa. Senti, ma siamo alle domande. Allora, facciamo ufficialmente i ringraziamenti a Camilla che è stata con noi. Abbiamo parlato di Akira, abbiamo parlato di Giappone, abbiamo parlato non tanto del Giappone ma del manga giapponese, abbiamo parlato di tante cose e magari in futuro faremo un'altra puntata, magari parleremo di arte, oddio oddio, parliamo di musei, parliamo dell'acqua tesi, oh no, no. vabbè parliamo di qualsiasi cosa, non ti preoccupare, parliamo vabbè, di altro comunque adesso noi andiamo avanti con le domande. Ufficialmente, se siete su YouTube, perché il video verrà poi riproposto su YouTube, si interrompe qui e le domande verranno poi postate in un altro momento e nel link in descrizione troverete il rimando alle domande. Quindi ufficialmente Camilla, io ti dico grazie di essere stata con me, grazie, saluto a tutti di essere stati con noi e faccio il cambio scena.
leviamo la musica, leviamo la musica che ci dà fastidio, leviamo la grafica e cambiamo lo sfondo, leviamo il banner, vabbè, lo posso anche lasciare. Lo sfondo era molto carino, io lo lascerei. Non ci possiamo levare noi, esatto, per farlo vedere in maniera completa. Lo sfondo di Akira è veramente bello. No, così. No. No, non ce la fa mettere solo noi con quelle immagini. Non possiamo essere noi piccolini piccolini. Vabbè, comunque sì, era carino. Poi te lo giro, così se vuoi. Okay. Common light, lo puoi sfruttare come ti pare. Un colore che ti piace? Il verde. E vai, tieni. Oh! Ok, noi siamo passati ufficialmente al modulo domande. L'ospite di oggi, se volete sapere di cosa abbiamo parlato, ve lo dico, manga, troverete nel link in descrizione l'intervista. Se vi fa piacere, siete su YouTube e vi fa piacere sapere di cosa abbiamo parlato per circa un'oretta, potete andarvela a vedere. Queste sono le domande. Cominciamo subito. Nome? Camilla. Professione? Lavoro in una cooperativa che fa servizi culturali. Ah, bello. Ultimo fumetto letto? Grey. Questo qua. Ce l'hai? Sì, ce l'ho. Eccolo lì, Grey. A quale genere appartiene? È uno shonen, fantascientifico direi. Okay. È un fantascientifico dedicato più a un pubblico adolescenziale maschile. Ok, dove è ambientato? È ambientato in un futuro distopico, con il deserto, tanto per cambiare. Ok, cambiamo. Segno zodiacale, tuo, non Gemelli. Gemelli, credi nell'astrologia? No, solo per far ridere, per far arrabbiare chi non ci crede. Ti sei mai fatta leggere le carte? No. Cosa fai se un gatto nero ti attraversa la strada? Faccio dovuti segni, gesti apotropaici. Ah, quindi sei scaramantica. Vabbè, non esserlo, non esserlo è porta sfortuna. Non è vero, ma ci credo. Esatto. Il luogo più lontano dove sei stata in vacanza? Ah, che triste. Solo Egitto, penso. Non sono andata tanto lontana. Vabbè, non è proprio dietro l'angolo. Se potessi partire invece domani, dove andresti in vacanza? Oddio, ovunque. Ovunque. Allora, io ti consiglio, puoi venire a Napoli a guardare il museo. Di nuovo, di nuovo. Ci sono tornata. Ti aspetta qui il museo, quello che vuoi, il pan. Sì, sì, è vero, è vero. Allora, cosa non può mai mancare nella tua valigia? Caricabatterie, decisamente. Cosa che spesso io dimentico invece. Cosa invece non manca mai nel tuo frigo? Il latte. Ah, ok. Latte intero, grassissimo deve essere, e freddissimo. Bello, bello freddo o a temperatura? Questa è una domanda extra. A temperatura ambiente, in realtà, la mattina a temperatura ambiente. Ok. Invece cosa non deve mai esserci nel tuo frigo? Il prosciutto cotto. Proprio odio, è guerra. Sì, sì, è guerra tra me. Prosciutto cotto e cioccolato bianco. Sì, guerra. Pure cioccolato bianco. No, invenzioni inutili. Sì, un piatto che sai cucinare bene. So fare una buona carbonara. Vedi? Invece, una pietanza che proprio non ami. L'ho già detto, il prosciutto cotto e il cioccolato bianco. No, vabbè, una pietanza intendo piatto, devo cambiarla sta domanda. Non amo la mille foglie, anche se sono molto golosa. È vero, sai perché io la odio anch'io? Perché quel fatto che premi, si spezzetti, esatto. È odioso. Esatto. C'è la zuppa inglese, con poco di è meglio, è meglio, vedi? Sì, sì, io la schifo per quello, devo dire, essere sincero. Allora, se potessi avere un superpotere, quale sarebbe e per farci cosa? Teletrasporto per andare ovunque, quando, dove mi va, quando mi certo. va. E invece, se potessi avere il mantello dell'invisibilità di un giorno, cosa faresti? Dove andresti? A questo punto andrei nei depositi dei musei. A sbirciare le cose che nessuno mette nelle teche. Ecco,
Brava, perché sennò qualche malpensante può pensare peggio. No, 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 mai, mai. Senti, invece un fumetto che vorresti vedere diventare un film, ovviamente un fumetto che non è mai stato fatto. Allora, c'è questo fumetto che si chiama Soil ed è stato fatto da un autore giapponese che si chiama Atsushi Kaneko, che ha un ritmo molto cinematografico, soprattutto nei primi volumi, e è veramente molto bello e io penso che al cinema o come serie TV spaccherebbe proprio. Bello, andrò a vedere il fumetto. Quanto spesso vai al cinema? Raramente. Se la tua vita fosse un film, quale sarebbe il titolo? Un film noioso. Cioè, il titolo è questo, un film noioso. Un film noioso. Di Marcio Capatonda. Esatto. Quindi di base fa ridere, ma è un film noioso. Va bene. Meglio la Marvel o la DC? Oh, ah. Allora. Non possiamo parlare sempre solo di Giappone. No, no, infatti. Allora, facciamo così, che in base ai tipi di volumi che ho di più nella mia libreria, dico di sì. Quindi meglio la DC. C'ho più cose della DC. Ok, 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 ok. Ho più cose, quindi forse ho apprezzato sicuramente più robe della DC. Poi la DC ha fatto quella cosa bellissima che è Sandman, quindi vale quello. Secondo me, giusto per fare una piccola parentesi, la Marvel è più scanzonata e la DC è un po' più adulta. Sì. Anche come trattano molto spesso i supereroi, sì, hanno... sembrano molte storie più adulte. Ho letto delle storie, a me piace Daredevil, se trovo dei volumi raccolta le leggo, quindi in Daredevil devo dire che ho trovato delle storie anche abbastanza interessanti, ma forse Daredevil esce un po' dal canone tipico dei fumetti Marvel. Superman o Superman? Superman, dai. Vedi, per esempio avrei pensato che tu dicessi Superman. Ma ti ricordi chi è il personaggio? Non ho sentito, c'è stata un'interferenza. Ti ricordi qual è il personaggio di Superman? È quello di Arale, no? È quella di Arale. Sì, lo sì. Adoravo io. Arale o Lady Oscar? Arale. Arale. Assolutamente. O quelle sterrali? E ti stupirò, nessuno dei due. No, devi scegliere. Allora facciamo Star Trek perché quale ti preferisce? Fa meno cagare? Star Trek perché lo vedevo di sfuggita in TV che lo guardava mamma. Ok. Dove andresti se potessi viaggiare su un'astronave spaziale? Vorrei vedere la Via Lattea dall'alto, quindi probabilmente cambierei galassia e vorrei vedere com'è la Via Lattea. Abbastanza lontano da Vedere la Via Lattea. Nel complesso. Esatto. Ascolti musica mentre leggi? No. Il genere musicale che meglio descrive la tua vita? La vita, noia. Che era un film noioso. Guarda, ah, che era un film noioso, come cavolo. Allora, penso qualcosa, sarebbe bello una roba più movimentata, però penso che sia qualcosa tipo Brazilian lo-fi, tipo super rilassante, così, un po' da distrarre. Purtroppo non vorrei essere più avventurosa, ma non penso. Non ce la fai, però. Non ce la faccio. Ma allora, questa domanda, hai una canzone nel cuore? Ah, la canzone del cuore mia è Free Bird dei Lynyrd Skynyrd. Non so come si pronuncia il gruppo, però è la mia canzone del cuore. Ah, ok. E pensavo che mi tiravi fuori qualcosa tipo un notturno. Sempre musica molto lenta, sai, notturno di Chopin. No. Secondo te l'essere umano è nel giusto nel sentirsi migliore delle altre specie? No, no. Visto come stiamo con... come ci stiamo comportando, forse è meglio di no. Ok, inquinamento. Secondo te, quali sono i problemi più grandi da affrontare? La corsa alle rinnovabili, lo strautilizzo della plastica. Secondo me sì, perché le microplastiche iniziano a trovarsi anche in luoghi dove non dovrebbero trovarsi, quindi direi che sono una cosa da affrontare. È vero. A cosa saresti pronta a rinunciare per ridurre l'impatto ambientale? Alla carta. Io ma non igienica.
No. No, però per esempio io sono molto a favore della svolta digitale dei fumetti, cioè Sì, nel guarda, senso. a me dispiace molto perché io sono molto legato al cartaceo, proprio la sensazione tattile di leggere il computer per me mi sa di poco. Mi rendo conto. Però prima ti ho fatto una battuta, però effettivamente il più grosso, uno dei campi dove si consuma di più la carta è proprio la carta igienica. L'ho lessi in un report, adesso non mi ricordo se di WWF o Greenpeace, e loro dicevano che si dovrebbe incrementare la carta riciclata in quel settore Ah, o sì. recuperata, perché effettivamente quello ha un grossissimo consumo. E Però secondo me, perché noi lo compriamo tipo. come Dread con le tre conchigliette. Mamma mia. Però Però, stai dicendo? stavo pensando che, visto che ancora sulla carta igienica non si è trovato una cosa efficace, tipo le tre conchigliette, per adesso sono pronta ad avere meno libri e utilizzare di più il digitale da quello. Sì, effettivamente. O avere libri che non piacciono da utilizzare in bagno. Oppure quello. Senti, arriva la fine del mondo. È colpa degli alieni o di cosa? Vedevo che si impappina È tanto. colpa nostra. Ok, secondo te gli alieni sono tra noi? No. Ok, preferisci Men in Black o gli uomini in grigio? Men in Black. Men in Black. Se potessi vivere in un fumetto, quale sarebbe? Uno solo. Porca miseria. Uno solo. Non lo so, tipo una cosa moderna, tipo My Hero Academia, che è praticamente un futuro dove tutti siamo mutanti e quindi ognuno ha un suo potere. Dici tu, almeno. Almeno un potere Almeno, datemelo. esatto. Potendo essere invece una creatura mitologica per un giorno, quale sceglieresti? Una sirena. Ah, ok. Qual è un consiglio importante che secondo te tutti dovrebbero ricevere? Non riducetevi all'ultimo a fare le cose. Non l'ho ancora imparato, però. Invece un consiglio che daresti alla te stessa di 15 anni? Lo stesso è non aver paura di quello che stai studiando, anche se il futuro ti sembrava brutto. La cosa più folle che hai fatto? No, in realtà non ho fatto cose molto folli. Sono andata 3 giorni in vacanza con una persona che non avevo mai visto prima. Vabbè, quanti anni fa è successo? C'avevo 20 anni. Allora non è folle. No, non lo No, so. vabbè, diciamo che non si può mai sapere alla vita, però va bene, No, bene, no. bene. È stato abbastanza folle andare con uno sconosciuto quasi. Ok, e allora. Vedi che la tua vita non è noiosa. Il tuo miglior difetto. Sono un po' supponente. No, sono supponente. Non un po', sono supponente. Va bene, sei molto supponente. Sì. Allora, e questo è il tuo miglior difetto. Sì. Ok. Non ti chiedo il peggiore. Mai comprato un libro per la copertina? Sì, decisamente. Qualche fantasy con artwork particolari. Esatto, Super figo. super figo. Super figo fuori e mollo dentro. C'è stato anche questo caso, Ma sì. capita. Sì. E per questo la domanda successiva è: c'è un libro che non sei mai riuscito a finire? Sì, qualcosa, quella roba brutta di Twilight, della saga di Twilight, non ce l'ho E anche fatta. tu ti stai inimicando molte persone in questo momento. La prima cosa che pensi la mattina? Devo fare delle cose. Va bene. E invece l'ultima cosa che hai imparato a tue spese? L'ultima, proprio a livello temporale, è. Non ritardare, se, non temporeggiare se devi prenotare visite mediche. Ah, certo. Arriveranno ormai a 8 mesi, 16 mesi. Esatto, Sì. esatto. Io per cambiarne una ho detto, vabbè, ci vediamo l'anno prossimo. Ma signore. E per fortuna non è grave perché sennò era morto e ridiamoci sopra che è meglio. Ma se potessi descriverti in tre sole parole, quali sarebbero? Allora. Supponente, certo, bisogna mettercelo sempre.
gentile e direi anche simpatica, però va supponente. Sì, cioè, la simpatica volete... supponente è dura. Bisogna prenderti nel momento giusto. Sì. Però di cosa solito sono una persona gentile, quindi di solito non... Medi. Esatto. Cosa vorresti che la gente smette di chiederti? Quanti anni ho? Vabbè, dopo te lo chiedo io. Cosa non bisogna avere? Cosa non bisogna avere nella vita per essere felici? Non bisogna avere... forse... Un conto in banca da 10.000 zeri, ecco. Ah sì, è bene, meglio essere povero. Esatto. No, ho detto non serve un conto in banca da 10.000 zeri, se ce ne metti solo 7 può andare bene comunque. Ah beh, certo, se ci metti anche solo 10 zeri io mi accontento. Ok, abbiamo finito, chi vuoi salutare? Tutti quelli che hanno seguito, che seguiranno questo video. Va bene, anch'io saluto te, saluto tutti, ringrazio chi in diretta, prima, dopo, durante, in mezzo o quando vuole vedrà la nostra puntata e niente, buona serata a tutti. Ciao! Grazie!